Bacchetti trova il bracket, bordo in diagonale, sarà meta, meta di Bacchetti che dimostra tutto il suo valore di tre quarti ala. Attenzione, Persico, Wilson, prova lui sul corridoio ed è, attenzione, meta, meta di Wilson, carrettino del Paccaro di Gino, crollano le prime linee, meta, tecnica. Buonasera amici rugbyos, benvenuti, 28ª puntata insieme, ultima puntata della stagione, la stagione che si è conclusa sabato scorso con la sconfitta della VFMCZ al Rugby Rovigo Delta in quel di San Donà, e noi parleremo oggi insieme ai nostri ospiti di quello che è stato, ma soprattutto quello che sarà, che interessa molto i nostri spettatori. Beh, abbiamo cominciato nella sede della Femi-CZ, l'abbiamo portato in trasmissione stasera per concludere insomma questa nostra esperienza. Con noi il presidente Francesco Zambelli. Benvenuto presidente. Buonasera, grazie dell'invito. E a chiudere questa nostra esperienza c'è anche direttamente al Gazzettino Ivan Malfatto. Ciao Ivan, benvenuto. Ciao e buonasera a tutti. Allora presidente, abbiamo concluso questa stagione così travagliata, difficile, ma abbiamo già negli occhi il prossimo futuro di questa squadra. Intanto è negli occhi, ma le prospettive sono buone, mi sto impegnando al massimo per chiudere il cerchio. In questo momento è più importante chiudere la rosa dei giocatori, perché su quella dei sostenitori economici ho fiducia che comunque ci arriviamo. Sì, si percepiva questa sua serenità, vuol dire comunque da parte dei suoi partner comunque nel parco sponsor della squadra c'è comunque una buona risposta. Sì, devo confermare che la risposta è buona, e se anche qualcuno dovesse ritirarsi di sicuro c'è qualcun altro che vuole entrare, quindi è una soddisfazione enorme questa qui, di avere a disposizione queste risorse, e che è il motivo per il quale mi sento impegnato a insistere ridimensionando, perché comunque ridimensioneremo di circa 200-300 mila euro, adesso vediamo. Lei, Presidente, non si sente di portare avanti una sfida impari? Mi spiego, molte società dichiarano budget inferiori al Rovigo, poi in realtà fanno acquisti che, insomma, faraonici. Come funziona? Lo si vede dal numero del nostro budget e dal nostro bilancio, che è un numero elevato, sicuramente più elevato di quello di altri. Il tipo di società che ho fatto e l'impegno che mi sono assunto era di impostare una società nella massima correttezza, sia fiscale che economica che societaria, per poter navigare serenamente e poter sostenere l'impegno annualmente, ogni anno sostenerlo secondo le possibilità, sicuramente anche facendo qualche intervento finale, perché ovviamente è così. Del primo anno la sorpresa, nel secondo e nel terzo anno ce la siamo trovata, perché poi i risultati non sono stati gli stessi, e purtroppo risultati che hanno un po' interrotto l'entusiasmo dei tifosi, hanno influito sul bilancio finale, però comunque secondo le mie intenzioni e il mio impegno erano situazioni alle quali mi ero riproposto di risolvere, di sistemare. E, ecco, il motivo dell'impegno enorme è tutta la nostra attività, sia dei giocatori che dei collaboratori che dei fornitori, è un'attività corretta, così come compete a una società di soci con un amministratore responsabile che presenta il bilancio, lo deposita, paga. L'ho detto diverse volte, noi siamo gente che paghiamo 150-200 mila euro di IVA, ne paghiamo quasi 200 mila di IRPEF, però diversamente non si potrebbe, per un rispetto dei soci e degli sponsor che da un lato con mia soddisfazione, ma dall'altro lato con enorme responsabilità, si fidano di come intendo portare avanti questa società. Ed è un intendimento e un impegno che trova riscontro nella determinazione che il giorno che questa società o io personalmente decido di lasciare la mano ad altri, la società deve essere in condizioni che chiunque altro possa avere il coraggio o la voglia di prendere in mano e portare avanti il lavoro fatto. Certo, questo vuol dire anche grande credibilità della società, sì, perché questo sì, è fondamentale, sì, anche nei confronti degli altri partner, degli altri sponsor. Che posso sicuramente confermare che c'è grande simpatia e grande stima per questa società proprio per quello che sta tentando di impostare sul piano societario. C'è fiducia che io possa rimediare all'handicap che si è ingenerato quest'anno e che possa riproporre un andamento in crescita. Ecco Ivan, ovviamente il Presidente ha glissato un po' sul mio pensiero nei confronti delle altre società, però mi sembra, non dico chiaro, però qualcosa, qualche dubbio esce, insomma, che non tutte abbiano la stabilità, la correttezza nei rapporti con i giocatori e con il fisco. Sì, questo, questo ovviamente è un si dice, perché nessuno, certo, ha carte in mano riguardo a questo. È un si dice che riguardava anche la Rugby Rovigo fino a tre, certo, anni fa, quindi da quando poi c'è stata questa svolta della Rugby Rovigo Delta, queste dichiarazioni esplicite e supportate, immagino, da documenti del Presidente di 200.000 euro di IRPEF pagati in un anno, vuol dire che già Rovigo, se ha 2 milioni di budget e tutti poi magari la prendono in giro perché con 2 milioni di budget, esatto, non arriva ai playoff, parte in realtà da 1,8 e poi 1,6 e quindi il ragionamento è questo in pratica. Io mi ricordo che alle cene di presentazione della società 3 anni fa i 3 punti cardine che Zambelli e i soci si erano dati erano stati il ritorno alla competitività con la prospettiva in 3 anni di vincere lo scudetto, l'utilizzo sempre maggiore dei giovani e il risanamento finanziario in qualche maniera che portasse a un decremento anche del budget, perché già allora si diceva che un budget da 1,8-2 milioni era alla lunga insostenibile. La competitività è stata raggiunta, purtroppo non è stato raggiunto lo scudetto per una serie di circostanze. I giovani cominciano ad entrare, perché anche quest'anno abbiamo dei dati di prodotti del vivaio e non solo del vivaio che entrano. E adesso cominciamo anche a ridurre il budget, probabilmente per la circostanza del contributo dell'RC che quest'anno non arriverà, e quindi quei 250-300 mila euro lì fondamentalmente sono quelli che vengono in meno delle coppe, più o meno. Però a mio avviso è un trend che si deve tenere, perché per quello che è il rugby pseudo professionistico italiano dell'eccellenza, budget di questo genere per città o realtà come Rovigo e non solo Rovigo sono insostenibili. Difatti abbiamo l'esempio di Prato che sta competendo per lo scudetto, ma l'anno prossimo non si sa come competerà e a che livello. La società era nata 3 anni fa con quasi la certezza che ci sarebbe stato un grande sponsor e quindi era basata su quella speranza. Il super sponsor che ci siamo andati vicini, molto vicini, è saltato alla fine del primo anno, però grazie all'intervento della VEA e anche di altri sponsor siamo riusciti a resistere a quella manco, a quella assenza, ed è stato un grande impegno che vi posso assicurare. Io non lo dico, non lo do da vedere, però sono severamente impegnato per reggere l'obiettivo del budget di entrata. Però insomma la città, devo ammettere che per un modo o l'altro ha permesso di arrivare qui. Molto bene. Come dicevamo, andiamo indietro di qualche giorno, andiamo a vedere gli highlights della sfida fra San Donà e VFMCZ Rugby Rovigo Delta. Ventiduesimo turno del campionato d'eccellenza 2012-2013, passerà alla finale di questo torneo che vede di fronte allo stadio Mario e Romolo Pacifici di San Donà l'Entry San Donà contro la VFMCZ Rugby Rovigo Delta. È una sfida storica del campionato italiano che ha preso forma quest'anno dopo una decina di anni senza questa partita, che ha reso celebri semifinali di fine anni 80, primi anni 90, che ha dato il là a tantissime storie e a miriadi di sfide personali che ovviamente si protraggono anche adesso tra i vari ex giocatori, i vari ex compagni di squadra. Subito Rovigo il possesso, prende un calcio dal box per Mick Wilson, così è, partono e si muovono velocemente le gambe rosso-blu, la presa è quella di Damo, c'è un punto di incontro, i veneziani cercano di pulire questa fase di gioco, in realtà c'è un tenuto, è stata buona la pressione difensiva del Rovigo e l'arbitro passa cantando di L'Aquila, va a redarguire immediatamente l'ala Damo per questa infrazione, mantiene alta la palla aiutando il calciatore alla ricerca dell'H, parte Stefan Basson al piede, il calcio come potenza è buono, entra anche in mezzo all'H, ma anche la propria esperienza, pensate che questo giocatore ha 4 caps nei Springboks e può vantare anche il pregio di essere stato nominato miglior giovane in Sudafrica nell'anno 2006, tanto Molitica riesce ad andare oltre Aaron Persico, un'altra fase di gioco, Brussolo apre per Flynn, attenzione Flynn si invola sull'out di sinistra ed è il centro neozelandese al 13° del primo tempo a segnare la prima meta della partita. Al calcio di punizione di qualche minuto fa vediamo l'apertura veneziana come si comporta in questa occasione e centri pali, torneo Aldo Milani under 16, parte Brussolo al piede, un pallone molto alto e che centri i pali, per cui 10-24 allo stadio Pacifici, sommergendo l'Aquila, e anche comunque dando 4 metri a Calvisano, e qui Raino Gerber si porta a casa un calcio di punizione, possibilità per Stefan Basson al 28° di portare a 4 il gap con il San Donà, parte Stefan Basson e centra i pali, bravo Cicci, che ha messo in luce altri giovani come Ferro e De Marchi attualmente che sono infortunati, tanto gira la mischia rosso-blu, riparte Sebastiano Folla, manteniamo l'ovale, Duca per Roberto Pedrazzi, prova da solo, è fermato dal rumeno Iovu, si alza ancora in piedi Pedro, reduce dalla partita la sfortunata semifinale con l'Under 23, attenzione Mickey Wilson trova un break, se ne va Mickey viene fermato a 5-8, arriva Edo Lubio nel sostegno, Edo se ne va al largo, poteva essere la meta del Rovigo, peccato, ha corso troppo diagonalmente, ancora Rovigo, il passaggio è da Persico a Zorzi, siamo veramente sulla linea di meta del San Donà, sembrava quasi mancasse determinazione per entrare, siamo lì, attorno al gruppamento, ci proviamo con Luke Mahoney, buono il buco di Mickey Wilson, ancora Pedrazzi insieme ad un compagno, pallone che esce, il San Donà è è Rovigo che tiene l'ovale ma è molto reattivo nel cercare di contendere il possesso del rossoblù, e qui Bacchetti viene rimandato indietro, ci pensa Zorzi ma l'arbitro passa cantando, ravvisa un fuorigioco da parte del San Donà. Intanto al 33° Stefan Basson la possibilità di portare a 9 lo scorro di Gino. Così è. -1 del Rovigo. Ancora lì, ancora calci, è ancora il via alle gambe rodigine, è ancora la pressione di Alberto Zorzi, diciamo prima su Bona. E ancora un fallo del San Donà che va a sigillare il punto d'incontro. In che maniera calciare? Parte Stefan Basson. La potenza sembra buona. La direzione è pura. Rovigo avanti +2. Peccato, ottima iniziativa. Si parte con una mischia veneziana. Tanto gira ancora la mischia. E qui guadagniamo un altro calcio di punizione. Qui sono stati bravi i ragazzi. Dovrebbe essere una bazzeccola per il folletto di Ceres. Parte Stefan sulle bandierine. Rovigo avanti di 5. Una stagione costellata di infortuni e da tanta sfortuna. Dalla base Mickey Wilson, up and under. non c'è nessuno che si avvienta sull'ovale del Rovigo, i primi sono i ragazzi di San Donà. Zanet apre, Brussolo cade, riesce a mantenere l'ovale, attenzione, Flynn trova un buco, Flynn fa il giro Pedrazzi e si invola in meta per la seconda meta personale. Parte Brussolo per il sorpasso, non è così, 15 pari quando siamo al 50° della nostra maggiore efficacia in mischia. Proviamo a spingere ancora lì, a spingere questo tasto e a conficcare il coltello nella piaga, e Rovigo va, qua è tecnica, eh sì, l'abito passa cantando, sancisce la meta tecnica del Rovigo, esulta Alessio Cegli. Di Maggio sicuramente ha potuto aumentare la propria pressione sul pack sandonatese, così è stato, mischia 5 che riesce ad andare e avanzare col pallone in mano. Molitica apre al largo e se ne va, attenzione Damo se ne va, attenzione, se ne va a tre quarti ala, è da solo e riesce a bruciare sia Wilson che tutta la retroguardia. Parte l'ex apertura Badiese, vivaio Treviso, così è 22 pari al 64° e l'onore molte volte conta più della classifica. Stefan Basson dei 22, la presa è di Flynn al largo, attenzione chip, attenzione Flynn se ne va, no, e c'è la meta di Flynn, ancora lui, terza meta personale al 76°. Parte l'apertura sandonatese ed è out la trasformazione, per cui 27-22 quando mancano 4 minuti al termine del match. Introduzione Guido Calabrese, e buona la spinta del San Donà però, proviamo, non riusciamo ad avanzare, attenzione il San Donà riesce a rubarlo l'ovale, nella mischia più importante del match perdiamo l'ovale, e questo rappresenta ancora come questa squadra soffra mentalmente. C'è un in avanti per Rovigo e la partita è finita. Il San Donà batte Rovigo 27-22. Qui si conclude la stagione per la VFMCZ Rugby Rovigo Delta. È stato un piacere aver commentato queste partite per questa stagione. Nella speranza di ritrovarci l'anno prossimo, vi auguro buona estate e buon proseguimento. Conclusa un'era se ne apre un'altra, conclusa l'era legata a Polarussia, per quella legata a Filippo Fratti e Andrea De Rossi, presidente. Noi li abbiamo già conosciuti durante la firma, ricordo ancora gli occhi dei due allenatori stupiti di quanti giornalisti fossero presenti in quella mattinata, insomma, è stato come dire benvenuti a Rovigo. Come sta andando, come sta procedendo questo percorso, insomma, di formazione della squadra, formazione dello staff? Quale novità ci può dare? C'è stata una prima fase che è partita... Scusi Presidente. C'è stata sì, una prima fase che è partita rapidamente, quella che riguardava gli allenatori, poi risolto quella, la seconda fase che pure poteva sembrare veloce da affrontare ha avuto un attimo di rallentamento perché il campionato è ancora in corso, i giocatori sono impegnati, i giocatori quasi tutti sono accompagnati da dei procuratori i quali si scatenano e quindi abbiamo dovuto un po' rallentare sul piano dei giocatori quel fervore che poteva essere affrontato e risolto anche più rapidamente, però i due allenatori hanno inciso quando si sono presentati su di me, perché hanno detto sappiamo di Rovigo, sappiamo che ha i meriti e le possibilità per vincere, noi siamo qui per vincere, ci mettiamo a disposizione o desideriamo venire a Rovigo per vincere, le altre cose non è che ci interessano. E dicendomi anche di alcuni comportamenti che hanno in atto nel loro curriculum e nelle loro attività di questi ultimi tempi che mi hanno convinto, non da ultimo la bravura e la tenacia con la quale hanno retto questa squadra anche in situazioni difficili, e per me questo è è stato uno dei motivi principali per i quali ho pensato che questi due ragazzi potessero venire a Rovigo. Ivan, come vedi questo nuovo ciclo dei Rossi Frati? C'è un bel punto di domanda come tutti gli inizi, però alcuni punti fissi dati di partenza, a mio avviso, se sfruttati a dovere, potrebbero portare a quello che è l'obiettivo, cioè di competere per lo scudetto. Io, a differenza del Presidente, parlo sempre di competere per lo scudetto, perché poi, come abbiamo visto anche l'anno della finale col Petrarca, si può fare il campionato più bello di questo mondo, ma in una finale puoi anche perdere. Quindi praticamente Rovigo avrà gli allenatori italiani più qualificati, fra virgolette, su piazza a livello di eccellenza, considerato che Umberto Casellato e il campione in carica Cavinato andranno alle Zebre. Potrebbero arrivare addirittura con un titolo italiano vinto, che sarebbe un miracolo, e questo sarebbe la dimostrazione di quello che diceva il Presidente, che spesso anche in condizioni avverse, se i timonieri sanno reggere, si può arrivare anche molto lontano. Se non ci arriveranno con il titolo italiano, ci arriveranno ulteriormente motivati per non fallire in una piazza di tradizione come Rovigo, e quindi questo è, a mio avviso, comunque un aspetto positivo anche. L'altro aspetto, secondo me, positivo è che mi sembra di capire che questi due allenatori sostanzialmente costituiscono un unicum tecnico anche da un punto di vista del mercato. Praticamente fanno allenatore, direttore sportivo, chiamiamolo director rugby, anche se un po' fuori luogo a questi livelli. E siccome, a mio avviso, il mercato, sia l'anno scorso e anche quest'anno, è stata una delle carenze poi che hanno portato ai risultati negativi, spero appunto che con l'autonomia che credo il Presidente e la società daranno, ovviamente dentro ai canali del budget e dei contratti magari già in essere o di contratti che non si possono realizzare, spero che appunto De Rossi e Frati si dimostrino capaci e competenti anche dal punto di vista del mercato di assemblare una squadra competitiva, omogenea, con spirito e alternative. E l'altro elemento che mi fa appunto perlomeno sperare bene è che se hanno retto in un mare in tempesta come quello di Prato, riuscendo a fare spirito di gruppo, spero che riescano a portarlo anche qui in una condizione appunto migliore, sicuramente una condizione più serena, perché un altro degli aspetti che così dalle chiacchiere di spogliatoio e non solo è emerso come negativo quest'anno è stato proprio questo, che evidentemente lo staff tecnico non aveva in mano il gruppo al punto tale da riuscirgli a far fare quel salto di qualità che bisognava fare anche in situazioni avverse come quelle degli infortuni e di problemi di questo genere. Ecco, quindi con questi tre elementi, poi l'incognita è vedere come questi si inseriranno in un ambiente così non certo facile come Rovigo e che può caricare in senso positivo, ma che può anche essere difficoltoso da affrontare. Insomma, cioè, lo stesso Polla non perdeva occasione di parlare di pressione, di mediatica e non solo mediatica. Ecco, vedremo come riusciranno a reggere in una piazza di questo genere, come dici tu, ci sono i tifosi, ci sono le attese degli sponsor, c'è una società molto presente, c'è una stampa e dei new media molto agguerrita, e quindi insomma c'è da divertirsi, ma c'è da stare anche attenti. Ecco, il Presidente prima ha sorriso mentre parlava dei procuratori che, insomma, cosa fanno il bello e cattivo tempo in questo mercato, Presidente? I procuratori vivono di provvigioni e quindi lavorano anche loro su quelle, sperando di implementarle, quindi non c'è versi, è una dinamica così, ma la direttiva è quella che bisogna arrivare agli accordi economici in 2 o 3 fasi. C'è una fase di partenza, la quale non può essere a rialzo, non esiste. Si parte con 80 e a 100 ci arriveremo a Natale, a secondo delle conferme che i giocatori avranno dato e del trend che si creerà sia con i tifosi che con l'ambiente. Il Presidente rilanci come i giocatori d'azzardo e dica che se non si arrivano ai traguardi si mette la penale. Certamente, anche gli allenatori sanno che se non arrivano ai playoff, per esempio, c'è da discutere. Quando la società dà sicurezza economica, però bonus malus dipende dalle prestazioni. Non è possibile diversamente, perché secondo me quest'anno, che ha giocato in negativo, è stata anche un'assoluta tranquillità economica mai in discussione. E quando a Natale abbiamo provato a dire attenzione, guardate che vincere o perdere non è la stessa cosa, perché se perdiamo mancano i tifosi, mancheranno gli sponsor, allora alla fine il piatto piange. Ma qualcuno ha alzato subito il dito dicendo ma non è giusto il contratto, noi ce leniamo, noi giochiamo, qualcuno non gioca, quindi hanno subito fatto capire che non era... anche i giocatori hanno subito fatto capire che non era discutibile il livello economico, e invece io a Natale avrei dovuto incidere là. Se fossi intervenuto con una punizione sul livello economico, probabilmente certi rilassamenti mentali, come sono stati denunciati, può anche darsi che non sarebbero accaduti. Questa è una cosa che lei recrimina nella gestione di questa? Un po' sì, troppa facilità, rimedieremo, ma si va là. Questo. Siamo arrivati che abbiamo perso, quando ancora c'era la possibilità di rimediare la situazione, abbiamo perso a Roma e poi abbiamo perso anche quella che ancora poteva essere, non per rimediare nulla, però insomma, quando anche a San Donà c'erano 100 tifosi a seguirci, e le premesse c'erano, il campo era perfetto, la giornata era magnifica, e a un certo punto è vero che è uscito Van Nicker che dopo 20 minuti, però cosa c'entra? Siamo andati in vantaggio con una meta di mischia, in vantaggio di 7 punti. Come si fa a pensare che non bisogna continuare? Il valore aggiunto per un giocatore e anche per un procuratore che non sia un millantatore, che spesso può capitare che nella categoria, proprio perché devono portare a casa la percentuale, facciano credere cose che poi non sono. Un procuratore serio e un giocatore professionale, oltre che più che professionista, dovrebbe capire che il valore aggiunto di una sicurezza come quella economica che dà la realtà di Rovigo, non perché magari dalle altre parti non possano prenderli, ma perché qui abbiamo visto questa prova, vale di più di 10.000 euro o di un X in più nello stipendio. E secondo me al tavolo della trattativa, come succede anche in altre società serie che, insomma, di cui sappiamo, Rovigo dovrà fare valere questo. A mio avviso, se fa valere questo e mette i patti chiari, adesso io credo che si possono intavolare delle trattative che sono soddisfacenti per ambo le parti. Anche perché insomma i giocatori sono delle piccole aziende, no? Nel senso che se fai bene prendi bene, se fai meno bene prendi meno bene teoricamente, perché dilegati alla causa io penso che non ce ne siano tantissimi in generale. Ecco, e invece secondo me l'altra leva da muovere è proprio questa, quella dell'appartenenza a Rovigo, per i ragazzi che escono dal vivaio, ma anche per persone che hanno sposato un po' la causa rodigina, anche gente, vedevo adesso arrivando qui Tumiatti che allenava i ragazzini, insomma è un padovano, però non possiamo dire che in questi anni non abbia sposato la causa rodigina, che poi rimanga o non rimanga, questo è un altro discorso anagrafico e di altro, però secondo me anche la leva del senso di appartenenza deve essere mossa, e secondo me mettendo insieme sicurezza economica e senso di appartenenza a una città come Rovigo, credo anche dalle parole, come dicevi tu, che hanno pronunciato gli stessi Fratti e De Rossi appena, o sono dei grandi attori e lo scopriremo presto, o anch'io ho visto nei loro occhi una vera piacere, un vero desiderio di misurarsi e di calarsi completamente in questa realtà, e se è davvero così devono trasmettere questa cosa ai giocatori, o i giocatori devono darsela da sé. A Edo non gliel'ha mica data nessuno, quindi sì, gliel'ha data la crescita all'interno di questo ambiente Anche altri magari sono cresciuti in questo ambiente ma non hanno maturato la sua... Cioè, secondo me ci vuole proprio una presa di coscienza dei giocatori, di rendersi conto che a Rovigo nel loro piccolo stanno facendo un'esperienza a mio avviso unica, sia economica che sportiva che di appartenenza a un qualcosa che dura da 80 anni e che è vissuto con una passione che si riscontra in pochi altri posti in Italia. Sì, voglio dire una cosa a favore di Polarù. Lui complessivamente nei 3 anni è andato a finire così, un po' in discussione per quanto riguarda il risultato ottenuto, però credo che si possa dedurre per quanto riguarda l'attenzione data ai nostri giovani e il risultato ottenuto, credo che si possa riconoscere che non era vero che lui non era adatto a valorizzare i nostri ragazzi e a valorizzare i giovani, perché se guardiamo i 7-8 giovani che la società gli ha dato di provenienza delle nostre giovanili, abbiamo visto che lui in 3 anni tutti, li ha tutti allenati e anche portati a un risultato apprezzabile, ma anche in certi casi esaltanti. A mio avviso è un uomo che ha dimostrato dedizione alla causa, impegno. A mio avviso ha mostrato anche per certi versi, soprattutto il primo e il secondo anno e anche in questo ultimo frangente di campionato, del bel rugby, del discreto rugby per quanto riguarda il livello dell'eccellenza. Si è industriato a cercare soluzioni come quella ad esempio della collaborazione con gli Ospreys che abbiamo visto, anche un'esperienza come quella di Jack Jones a mio avviso è stata pilota perché non l'ha mai fatta nessuno a questo livello in Italia ed è sicuramente positiva. Ecco, forse quello che Pola non ha capito e magari certe volte ha preso le critiche per qualcosa di personale, non per qualcosa di oggettivo, è che come un giornalista, parlo per me, che fa cronaca nera, se c'è un omicidio la concorrenza lo scrive e lui lo buca, il risultato è negativo. Lo stesso a Polla si chiedevano queste cose, i giovani ricostruire, ma si chiedevano anche dei risultati che in 3 anni purtroppo non sono venuti, quindi lui può essere contestato a mio avviso solo sul dato numerico finale e forse sul dato del mentale. Ecco, su questo in tanti confronti anche che ho avuto con Pola e anche in certi alti e bassi della squadra, in questo sentire la pressione in maniera così spasmodica, ecco, in questo mi sento di dire che forse ha dimostrato qualche limite che però forse questa esperienza gli servirà per superare. Lui stesso la settimana scorsa in trasmissione ha detto che, come è successo per Umberto Casellato, anche per lui, insomma, Rovigo l'ha formato e l'ha cambiato moltissimo dalla prima stagione a questa terza stagione. Ovvio che anche lui ha ammesso di aver sbagliato in certe occasioni, ma chi non sbaglia, insomma, chi lavora ovviamente non può fare tutto perfettamente. Teniamo presente anche che Polla ha avuto a mio avviso un giusto, non privilegio, ma un giusto supporto dalla società, perché è l'allenatore, credo, che dopo Tito Luppini è stato a Rovigo più tempo consecutivo, perché nemmeno ai tempi di Cescodotto era rimasto 3 anni, era andato, poi era venuto, quindi anche questo depone a favore di Polla, però allo stesso tempo è anche un supporto. Anche quest'anno il Presidente, se si ricorda, dopo Biscaia ne avevamo parlato, cioè, ci sono stati dei momenti in cui sembrava in dubbio, ma alla fine lui ha avuto 3 anni, quel triennio che per esempio Massimo Brunello per altri motivi non ha avuto, non per parlare di lui specificamente, ma questo... lui non ha, in via preventiva, non ha coltivato il terrore di andare incontro a una partita data per vinta. I numeri dimostrano quello che dice il Presidente, perché noi siamo l'unica squadra, noi adesso parlo da tifoso, certo, siamo stata l'unica squadra che quest'anno ha perso 3 partite con le squadre dalla metà in giù della classifica, cioè Reggio, San Donà e Fiamme Oro. Nessuno ha perso 3 partite, solo il Prato ne aveva persa una. Il dubbio che io ho è, si dice Polla in quanto responsabile tecnico della squadra. Intendiamo Polla come staff. Perché se noi pensiamo anche a qualche partita di Coppa Europea, l'ultima che abbiamo giocato è stata una bellissima partita, i giocatori hanno performato al massimo, le sfide di cartello comunque abbiamo sempre giocate bene. Adesso prescindere dal... Ho cicato una partita a Padova all'andata, l'unica che ci può stare, quindi e anche lì la visione è difficile, nel senso è lo stimolo, arriva, non arriva, il giocatore lo deve avere in quanto professionista, questi sono dubbi che... il giocatore lo deve avere in quanto, se non professionista, professionale o appartenente a un ambiente, o se non ce l'ha, perché il fatto di avere dei giocatori di medio-basso livello, come adesso ha il campionato italiano, purtroppo, dico, deve essere il tecnico, lo staff o chi c'è intorno che instilla questa convinzione nei giocatori che non ce l'hanno. Questo è un compito in più che un allenatore di questo livello deve avere rispetto a un allenatore di top, di alto livello, dove ha dei giocatori che rispondono a se stessi, insomma. Ecco. Sicuramente una cosa è stata lampante, questa stagione in primis è stata costellata tantissimi infortuni che hanno messo alle spalle questo team, che comunque abbiamo visto che anche solo con il 70% degli effettivi in campo ha saputo togliersi le soddisfazioni, pensiamo a Calvisano. È vero, Presidente, che in questi giorni in molti le stanno chiedendo cosa succederà di questo pilone destro che ormai ha giocato 3 volte e tutti lo amano. È ovvio che voi farete le vostre valutazioni, che non sono semplici. Sul pilone destro mi dispiace molto per come abbiamo conosciuto Gerberg, però c'è contro di lui, ci sono 2 o 3 circostanze che difficilmente potranno essere rimediate. Uno è l'alto costo, l'altro è la situazione degli stranieri, l'altro è l'alta età. Su che base vengono effettuate? Nel senso, il duo di allenatori che arriverà ha piena coscienza di quello che è il team? Che... Sì, vabbè, ci siamo già incontrati 3 volte, quindi il confronto... Loro si presentarono subito con un prospetto, sapevano già la nostra situazione, sapevano i nostri giovani intoccabili, sapevano di altri ragazzi che probabilmente andare o restare non era per loro, non era così determinante, così come di altri che erano già 2 o 3 anni che erano qui e alla fine dei conti l'opportunità l'hanno avuta e non era così sacrilego pensare che si poteva anche dire scusa, grazie, però... 3 anni che sei qui, devi capire che le squadre, le società devono rinnovarsi, quindi il gioco è stato abbastanza facile perché loro avevano un serbatoio di fiducia sul quale confidare e venivano qui in un ambiente dove le premesse erano già indicate. Ecco, lei faceva menzione di questo serbatoio, sicuramente uno dei giocatori che poteva teoricamente nei sogni dei tifosi poteva sbarcare qui, si è accasato con un altro team. Ecco, al timore che questo serbatoio venga meno? Sì, sì, sicuramente, però i club che possono fare questi blitz non sono tanti, quelli blitz che dovevano verificarsi penso che sono già verificati, sono cavalieri, insomma, appunto, stanno a far nomi, però vedi, già un mese fa in barba a certe regole che ancora io e noi vorremmo rispettare perché c'è un campionato in corso, ma Montariol era stato opzionato da firmare, no, opzionato o firmi e se no addio, per dire, no, saltato Montariol, è entrato di sena quell'altro, per dire, quindi devo pensare che i giochi, chi aveva qualcosa di importante da fare l'abbia fatto e per cui non dovremmo avere grandissimi ostacoli a coronare le nostre attese. Diciamo che quando si è affacciato Brunello fra gli allenatori io mi sono veramente soffermato un attimo e ho dovuto pensare, devo continuare mettendomi nelle mani di qualcuno che ora della fine vorranno fare come vogliono, condurre, riprendere in mano le abitudini di un tempo e arrivare dove arriveranno, io ininfluente, io solo condannato a pagare come sarebbe stile. E lì, ecco, ho pensato che dopo 23 anni dall'89, quindi ora siamo al 24esimo anno che ho scoperto il rugby e mi ci sono affezionato e ho dato tanta parte delle mie attenzioni e anche delle mie sostanze. Ultimamente, in relazione alla nuova società, mi è venuto voglia di anche fare il presidente, voglia e anche necessità di fare il presidente, sicché mi piacerebbe coronare i 25 anni di dedizione al rugby, coronarli con un successo. Ma la domanda non era questa, che cosa ci aspetti? Quindi, al di là che l'attesa è quella di dire mi soffermo a fare presidente, voglio ancora convincere gli amici a stare insieme e dare il massimo, perché mi par di capire che dopo Petrarca, dopo Calvisano, dopo Viadana, Calvisano, Mogliano, non lo so, potrebbe toccare noi. E quindi la mia aspettativa è quella di unire le forze di Rovigo e dei tifosi ancora, supplicandoli, sperando che anche se qualcosa non è andato o non sarà andato alla fine secondo le loro attese, però devono aver fiducia, così come l'hanno sempre avuta, del mio pensiero e delle persone con le quali mi sono attorniato, che la strada è questa giusta e l'obiettivo è quello di vincere, però nella soddisfazione dei tifosi, perché guardate che non ha, senza l'entusiasmo, la soddisfazione dei tifosi e degli sponsor, che è un mix ma è anche un tutt'uno, non ci sarebbe soddisfazione. Quindi la mia soddisfazione è vedere un grande pubblico crescente e che a fine stagione sarà contento, applaudirà, arriveremo primi o secondi o terzi, non lo so, però non ci devono essere rimpianti, che gli sforzi fatti hanno portato all'innalzamento del rugby a Rovigo, alla riproposizione di Rovigo secondo la fama che si merita. Ti sintetizzerei dicendo che a me non interessa tanto ottenere una vittoria, ma creare una mentalità vincente. Secondo me, se crei una mentalità vincente, le vittorie poi vengono da sole. E per mentalità vincente intendo anche una mentalità dove la città cosiddetta in mischia torni ad esserlo un po' di più. Ragionavo proprio qualche sera fa, quando ho visto il Bayern dare gli altri 3 gol al Barcellona, no, ed eliminarla con un 7-0 in semifinale, e dicevo, questo Bayern è una squadra che ha perso 2 finali di Coppa dei Campioni negli ultimi 3 anni, però è ancora lì. Questo è il segno di una mentalità e di una realtà vincente. A mio avviso Rovigo deve darsi questo, poi lo scudetto e il resto verrà. E soprattutto questo poi verrà tramandato alle nuove generazioni, che adesso speriamo tornino a produrre ulteriori giocatori di un certo livello, ecco, e potrà probabilmente essere trapiantato, anche se mai andrà in porto in futuro, questo modello poi di squadra regionale più ampia e più diffusa, che potrebbe essere questo Benetton allargato chiamato d'oggi, insomma, che Gavazzi sogna il Benetton a Roma, io continuo a sognare invece i Doggi qui, insomma. Siamo in tanti, probabilmente avere il tuo stesso sogno. Si potrebbe anche, si deve anche dire che c'è un movimento giovanile, io di quello ne abbiamo parlato stasera, è vero che sembra che si siano create 2 parrocchie, ma in realtà non è così. Da sempre, anche se mi sono dedicato di più alla prima squadra, ma ho lasciato fare, ho favorito, ho tenuto d'occhio come si evolveva il nostro settore giovanile. Mi pare che si stia muovendo egregiamente, questa è lì alla porta, abbiamo alle nostre porte, abbiamo un qualcosa che viene avanti concreto, con insomma l'Under 20 si sta giocando dopo anni e anni il titolo nazionale. Tra l'altro lei ha nominato l'Under 20, ricordiamo l'appuntamento per domenica alle 15 qui allo stadio Mario Battaglini, il terzo turno della pool scudetto, che vedrà la VFMCZ Rugby Rovigo Delta sfidare la Benetton Treviso dopo averla battuta nella regular season a Treviso, anche per far capire qual è il livello di questa nostra Under 20, che ha vinto 59-0 a Milano la settimana scorsa, mentre è stata sconfitta nel primo turno in quel di Viadana. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento, della nostra stagione insieme. Io ringrazio il Presidente, grazie Presidente di essere stato con noi. Arrivederci Ivan, grazie mille. Arrivederci, grazie a voi. Complimenti, io credo che questa iniziativa potrà continuare anche l'anno che viene, speriamo anche di implementarla, speriamo di trovare il modo che tutti i televisori possano essere connessi. Non so cosa sia successo, speriamo che durante l'estate si risolva anche questo caso. No, diciamo che lei ha faticato durante la stagione a trovarci sul canale. Ma io 2 o 3 mesi che non la vedo, effettivamente. Comunque rimedieremo a questa cosa. Allora, grazie a tutti, complimenti. Grazie a lei Presidente. Ringrazio tutti coloro che hanno seguito la trasmissione durante questi mesi, che hanno visto anche i vari live attraverso YouTube. Ringrazio tutto lo staff, Alberto Gambato, Alberto Guerrini, Eddi, insomma un po' tutti coloro che hanno collaborato per questa trasmissione, in primis anche la Casetta Rosso-Blu che ci ha ospitato per il secondo anno, per cui un ringraziamento anche a Fausto e tutto lo staff. Buona estate, buon rugby e con la speranza di rivederci il prossimo anno. Arrivederci.